hanno protestato all'esterno della Fiera del Levante i cittadini di Spinazzola, Minervino e Canosa ieri mentre si teneva la riunione con i sindaci per illustrare le procedure che porteranno alla definitiva chiusura degli ospedali di quelle città. Noi abbiamo la difficoltà anche della viabilità che è veramente disastrata e che quindi non permette in tempi particolarmente rapidi di raggiungere eventualmente gli ospedali. Quindi siamo anche d'accordo a che Canosa possa mantenersi come ospedale proprio per essere immediatamente raggiungibile da parte di Spinazzola. Sono più importanti cioè i numeri dei cittadini, però non dimenticate che dietro i numeri ci sono volti, ci sono storie, ci sono drammi, ci sono sofferenze di persone. È a questo che devono pensare. Noi di Minervino, che siamo anziani, siamo in una situazione drammatica, perché non avendo neanche la possibilità di andare, diciamo così, farci accompagnare a Barletta o in altri posti, siamo costretti a non avere il servizio della sanità. Nel 118 non si investe e a noi ci stanno vendendo dei punti di soccorso garantiti dal 118. Se oggi ci dicono il presidente nazionale del 118 in un'intervista afferma che i tagli negli ultimi anni sono stati del 50%, oggi noi stiamo vendendo una cosa dove poi a livello nazionale si taglia. Un fatto cui le comunità non si rassegnano e su cui il presidente Emiliano ha dovuto dire una parola chiara nel confronto che ha avuto con i cittadini uscendo dalla riunione. Perdonate, dell'ospedale non se ne può neanche più parlare. Il nostro ospedale è stato smobilitato nel 2000. Signora, per favore, l'ospedale è stato smobilitato nel 2012. Va bene, allora signor, perdonate, la riunione di oggi era sul PP. L'ospedale di Canosa è stato smobilitato molti anni fa, non c'era nessuna possibilità di salvarlo. Non c'è dubbio, non lo so da chi è stato, comunque è stato smobilitato anni fa. Come ha ribadito il presidente Emiliano, la chiusura dell'ospedale di Canosa è stata decisa ormai anni addietro ed è un fatto irreversibile. Tanto vale lavorare per le nuove funzioni che potranno avere quei presidi sul territorio. Lo sta facendo il consigliere regionale canosino Francesco Ventola, che in un video pubblicato stamattina ha spiegato. Suggerisco e invito il sindaco Morra e il direttore generale Alessandro Delle Donne, il presidente Emiliano, a sottoscrivere quanto prima il protocollo d'intesa con un cronoprogramma allegato e le risorse finanziarie necessarie, perché il cittadino di Canosa deve sapere puntualmente che cosa sta accadendo nel proprio ospedale. Posso solo dirvi che se questo sarà realizzato, io sono convinto che sarà realizzato, o meglio mi sto impegnando al massimo affinché questo venga realizzato, non sentiremo nostalgia del nostro vecchio ospedale. Tutto questo finirà con la realizzazione del grande ospedale ad Andria, che insieme a quello di Barletta potranno garantire al nostro intero territorio piena salute e sicurezza.